Nonostante tutto è primavera, abbiamo scollinato. La luce che timida vedevamo dall'altra parte della collina ora è qui e ci promette mesi di calore. Oggi leggo una poesia molto breve, sono solo quattro versi, del poeta del sole, della luce e del mare, che è Giorgio Caproni. In questa poesia Caproni fa quello che un poeta deve fare, cioè ci ricorda che siamo vivi. Cioè ci ricorda che siamo unici, che ognuno di noi nell'infinito arco temporale dell'universo accade adesso, sta accadendo adesso e non accadrà mai più. E che quindi qualcosa con questo regalo ci dobbiamo pure fare. E lo fa dicendoci un'altra cosa, cioè lo fa dicendo che le parole non possono dire l'essenza delle cose. In questo momento in cui tutti diventiamo un po' più esperti di cose mediche, scientifiche. Giorgio Caproni ci dice: le parole non possono dire l'essenza delle cose, men che meno misurarla, perché l'idea stessa dell'essenza delle cose nella loro verità, è una parola. E allora Caproni dice: l'unica cosa che possiamo fare è arrenderci, arrendiamoci. Mi devo arrendere al fatto che sono vivo, devo smettere di trovare scuse, devo arrendermi al fatto che sono vivo, potente e unico. E quello che ci dice in questa breve poesia è che allora quello che si tratta di fare è tornare a fare come facevamo quando eravamo bambini, che con le cose avevamo un rapporto diretto, vivo, creativo, che con le persone avevamo un rapporto vero. Ecco, sì, qui sì, la verità. E non pretendevamo di dirle nella loro verità, di controllarle, di misurarle. Questa poesia si chiama Concessione. Buttate pure via ogni opera in versi o in prosa. Nessuno è mai riuscito a dire cos'è, nella sua essenza, una rosa.